Benvenuti a bordo, viaggiatori, sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2021, ricordi d'estate. Oggi parliamo del mio primo incidente stradale. E me lo ricordo molto bene perché è stata un'avventura veramente strana. Ero in Ortigia, stavo uscendo da Ortigia, dovevo andare a trovare un amico, e davanti a me improvvisamente si trovò una panda. Non c'era molto traffico, guardavo questa panda rossa e le due persone a bordo della panda, una ragazza che guidava e un ragazzo accanto, si stavano menando. L'auto andava avanti e intanto questi due se le davano di santa ragione. Talmente tanto se le davano di santa ragione che anche l'auto tendeva a scartare da una parte e dall'altra. E talmente tanto si stavano menando che, appena ho visto la scena, capita l'antifona, tolsi il piede dall'acceleratore, lasciando rallentare l'auto per mettere un po' di distanza tra noi due. Lo feci appena in tempo, ma non sufficientemente in tempo, perché all'improvviso, quando ormai avevo messo un 2 o 3 metri di distanza, questa si piantò in mezzo alla strada. Io arrivai a frenare, tanto da fermarmi letteralmente a tanto così, e ho avuto solo il tempo di fermarmi, imprecare e guardare al volo nello specchietto retrovisore. La Peugeot 106 che c'era dietro di me non arrivò a fermarsi, perché c'erano due ragazzi che stavano parlando tra di loro, si sono distratti, e il ragazzo che c'era dietro mi ha visto all'ultimo momento. Quindi praticamente mi colpì con una violenza paurosa. Quando me lo sono visto sullo specchietto retrovisore, ho avuto solo il tempo di bloccarmi sullo sterzo, lui ci colpì tutti e due, fondamentalmente perché ci buttò tutti e due in avanti di parecchio. Quello che aveva fatto, appena aveva visto che eravamo fermi, non era stato frenare, era stato sterzare, quindi ci colpì tutti e due a piena velocità. D'accordo che eravamo in città, ma stavamo andando a 30-40 km orari. Quindi che cosa successe? Che innanzitutto fui salvato dalla cintura di sicurezza, perché presi una botta tremenda. Non fosse stato per la cintura, sarei finito fuori dal vetro e mi avrebbero raccolto da terra con un cucchiaino, letteralmente. Quando scesi dall'auto, questo ragazzo aveva la Peugeot 106 che era aperta, come se gli avessero dato un gigantesco colpo di forbice. Mi fece una marea di danni. Avevo una Palio Weekend, una Palio Station Wagon della Fiat, e riuscì ad accorciare un lato della mia auto di circa 6 o 7 centimetri. Cioè il longarone antintrusione laterale riuscì ad accorciare il longarone antintrusione. Fu una botta talmente forte che me ne accorsi il giorno dopo. Dalla parte dove ero stato colpito c'era il tappo del carburante. Si era spaccato in due il tappo del carburante, addirittura. Si fermò un'auto della polizia vedendo questa scena, e i due ragazzi sulla panda ammisero che stavano litigando, e il ragazzo ammise davanti all'agente di polizia che a un certo momento aveva tirato il freno a mano della panda. Questo spiegò per quale motivo la panda si era fermata al centro dell'incrocio all'improvviso, senza che si accendessero gli stop. E fu una cosa molto importante, perché a quel punto sia io, sia il ragazzo che era dietro, presentammo denuncia alle nostre assicurazioni, coalizzandoci entrambi contro l'assicurazione di questa ragazza, perché era stata lei a provocare l'incidente stradale. Ora, l'assicurazione del ragazzo che stava dietro si trovava vicino casa mia, e andammo assieme a presentare la denuncia. Io avevo presentato la denuncia alla mia assicurazione, lui doveva presentare la denuncia alla sua assicurazione, ma gli dissi: guarda, ho raccontato tutto in un bel verbale di 2 pagine, che potrebbe andare bene anche alla vostra assicurazione. L'abbiamo guardata assieme, gli è piaciuto e l'hanno fatto. Mentre eravamo là, la segretaria dell'assicurazione del ragazzo che stava dietro ci raccontò che quel pomeriggio, quando c'era stato l'incidente, anche lei era in Ortigia, era in fila dalla parrucchiera in via Roma, e in pratica disse che aveva visto fermarsi la ragazza con questa panda, sto ragazzo che saliva, questi due che cominciavano a urlare, sbraitare e darsele, e all'improvviso questa panda che partiva di corsa, mancando di trinciare tutte le auto parcheggiate per un centimetro. E aveva guardato questa scena dicendo: mamma mia, questa ragazza prima di uscire da Ortigia di sicuro farà qualche danno. E infatti poco dopo, prima di uscire da Ortigia, riuscì ad avere questo incidente stradale, in cui a me fecero circa 14 milioni e 7, 14 milioni e 800 mila di danni, ancora in vecchie lire, con, in quel momento, la finanziaria che mi chiamò per dirmi che se veniva confermato quel danno, ok, ma se quel danno superava i 15 milioni, anche 15 milioni e 100 lire, avrebbero ritirato la macchina, mi avrebbero consegnato un'auto nuova, perché a quel punto il danno superava oltre la metà del valore del veicolo. Era già stata registrata la perizia, era già stato registrato tutto il danno, compreso anche il tappo del carburante, e quindi mi hanno riparato l'auto. Era questa la parentesi che vi volevo raccontare, quindi succede anche di questo, succede di vedere due che si stanno menando e uno dei due che provoca un incidente in cui solo a me ha fatto praticamente 7.500, quasi 8.000 euro di danni, e chissà quanti gliene ha fatti dietro,
penso che rotta mo' la macchina dietro, perché aveva distrutto tutta la parte frontale, aveva aperto in due la testata, l'auto che era dietro se la dovette portare il carro attrezzi, la mia, bene o male, un po' ammaccata, riuscì a riportarmela a casa. Voi che mi raccontate, qual è stata la storia del vostro primo incidente stradale o dell'incidente stradale più particolare in cui siete stati coinvolti? Ditemelo nei commenti. Io sono Grizzly, noi ci vediamo domenica prossima.